Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi facciamo il test delle batterie che ho portato qualche video fa sul canale, quelle per il long range, quel pacchetto di batterie che ho costruito usando le 21.700 agli ioni di litio, queste batterie che hanno una capacità di 4.000 mAh e che dovrebbero garantire una durata maggiore rispetto alle lipo, perché comunque riescono ad avere una capacità maggiore a livello di mAh, meno peso e un consumo diverso rispetto alle batterie a lipo. Questo è il primo test, quindi non le porteremo al limite assoluto, ma già a un minutaggio che ci possa dire sì, è vero, queste sono meglio delle lipo dal punto di vista dei minuti per il long range. Quindi è il primo test, qua è tutto pronto, vedete che le batterie sono montate. E in più è anche l'occasione per provare le batterie 18650, queste due batterie che ho messo all'interno di questo pacchetto che ho stampato in TPU con la stampante 3D. Vedete, ho fatto tutto il pacchetto col suo jack per avere una maggiore durata anche del visore, perché le batterie originali delle Daikin durano veramente poco. È un pacchetto 2S da 1800 mAh, ma dura davvero davvero poco. Questo pacchettino che gli ho fatto io con queste due batterie agli ioni di litio e 18650 hanno 3000 mAh, quindi dovrebbero avere una durata maggiore. Quindi ragazzi, adesso finisco di preparare il tutto e decolliamo qua in questo test per le batterie 21700, 4000 mAh, 6S, per avere tanti minuti. Adesso non ci resta che decollare. Ok ragazzi, è andato tutto bene, le batterie si sono comportate bene, sono arrivato a 15 minuti, ce n'era ancora secondo me, perché comunque non fateci caso alla scritta low battery, perché comunque ho già abbassato in beta fly il livello, cioè adesso arrivano a 3.1, inizia a dare l'avviso low battery, ma sarebbe da abbassare ancora un pochino, però rispetto ai 3.5 in cui è puntato normalmente beta fly, cioè per le lipo, qua invece si può scendere molto di più, per quello che sia anche una durata maggiore.
perché queste batterie lavorano con un range diverso rispetto alle lipo a livello di volte, quindi si riesce a scendere molto di più. E adesso l'avevo impostato a 3,1, l'avviso di Love Battery, ma si potrebbe secondo me puntarlo anche a 3 e dare il 2,8 o 2,9 l'atterraggio, cioè quando proprio bisogna atterrare. Quindi ce n'era ancora secondo me, però a 15 minuti ci siamo arrivati bene. Ovviamente non bisogna mai dare giù di gas come se non ci fosse un domani, perché è un drone long range, quindi va gestito il gas, va gestito l'acceleratore, perché comunque queste batterie ovviamente hanno un'erogazione diversa rispetto alle lipo, non sono aggressive, però hanno una durata maggiore. Quindi a 15 minuti siamo arrivati. Stessa cosa, ottimo il visore. Ovviamente nel video che avete visto adesso le batterie le avete viste già consumate del visore, ma perché avevo già usato prima due pacchetti di batterie lipo, quelle da 3300 mAh, quindi avevo fatto già due pacchetti di batterie lipo, giusto per prendere la mano, per scaldarmi, per farmi un po' di cazzeggio, e poi ho montato le batterie, quelle le 21700, il pacchetto che ho fatto io, quello che era il test, e quindi il visore già era sceso dal punto di vista del consumo delle batterie, però con le batterie originali dell'Eakin questi minuti me li sognavo, nel senso due bacchetti di batterie da 3300 lipo più questi 15 minuti fatti con questo pacchetto, proprio me lo sarei scordato. Ok, 15-16 minuti siamo arrivati e ci si arriva diciamo senza problemi. Secondo me si può andare oltre, forse si arriva anche a 20, non lo so, però secondo me 15-16 minuti per un long range va già benissimo. Perché per avere comunque con le lipo questa durata bisognerebbe montare dei pacchetti batterie che pesano veramente un chilo, quindi è improponibile. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale il test di durata delle batterie 21700 pacchetto 6S che ho fatto io con le batterie agli ioni di litio da 4000 mAh vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!